E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, visto che alcuni ragazzi me l'hanno chiesto, vi parlerò della mia storia e della mia lore personale di World of Warcraft e soprattutto di come sono entrato in contatto per le prime volte con il nostro amato gioco. Il tutto iniziò grazie a un mio amico che acquistò questo gioco quando ancora non era uscita la Burning Crusade, quindi si tratta più o meno di 10 anni fa. Pensate quando cazzo sono vecchio. Il personaggio che provai per primo fu un prete, perché a detta del mio amico le gilde più grandi cercavano sempre l'healer e io ovviamente ero partito con l'idea di diventare forte e entrare in uno di questi gruppi. Cosa che ovviamente non successe, visto che all'inizio non avevo un computer abbastanza potente da permettermi di comprare Warcraft e quindi giocavo solo quando andavo a casa sua, con il suo account. E abbiamo condiviso questo account per tantissimo tempo, espando PG, livellando e facendo raid. Fino a che, con la mia cresima, arrivò il PC nuovo con annesso World of Warcraft e il mio cuore ha rischiato veramente di esplodere per la prima volta, quando ho visto il PC con sopra le scatole del gioco di Warcraft. E di lì a poco la mia vita sarebbe finita, o iniziata direi. Il mio primo personaggio fu un mago che chiamai Danfor, non vi dico la gioia nel questare ad entrare in quel mondo che ancora mi affascina oggi. Era a dir poco spettacolare andare in giro e scoprire ogni giorno cose nuove e fare conoscenza con altri player. Ma la condivisione dell'account del mio amico non è comunque venuta meno, in quanto lo aiutavo a fare questo raid quando lui non poteva, e viceversa lui con me. Presi una grande confidenza con il paladino in quanto era il main del mio amico, e non esitai a crearmene uno con il mio account. Tramite questa classe entrammo nel mondo di PvP, io da healer e lui anche. Non vi dico le bestemmie nere nei primi periodi, dove farmare equip era spaventosamente più difficile rispetto ad ora. Pensate che i punti li prendevate una volta a settimana. Se non sbaglio il martedì notte, e non c'è bisogno che vi dica che a volte mettevo la sveglia alle 3 del mattino, prendevo il mio pezzo dal vendore e andavo a dormire. Piano piano il tempo passava, io provavo sempre i PG nuovi. L'Hunter è un'altra classe che mi ha sempre affascinato, con la capacità di stare sopraelevato e di sparare da lontano. Catturare pet, starmi al sicuro, tipo cecchino sopra un'altura e sparare ai nemici, era un'idea che mi piaceva un sacco e di fatto lo portai fino al livello massimo. Fino a che non arrivò al giorno in cui, per qualche magheggio che manco io mi ricordo, persi il mio account primario. Perché me lo rubarono e nonostante la mail alla Blizzard eccetera, non riuscii a riprenderlo subito. Il mio account rimase indietro e ora come ora per riprenderlo potrei anche, però mettermi alla pari significherebbe comprarmi tutte le espansioni e quindi quell'account morì. E per un periodo di tempo rigiocai solo con l'account del mio amico, fino a che non mi fece un altro account, finalmente, con Lich King, provando il DK. Classe spettacolare di cui mi innamorai subito, specialmente per la storia dietro e ovviamente a chi non piace l'idea di servire Arthas. I miei amori per i personaggi melee mi portarono dal mio amato guerriero, la mia classe preferita. Una classe cazzuta che carica a testa bassa i nemici e se ne sbatte del resto. Infatti ci crepo sempre senza healer proprio per quello. Perché ovviamente se non c'è nessuno a salvarmi le chiappe muoio come un cretino e di fatto me lo merito anche. Provai sia da tank che da DPS, appassionandomi più al DPS e PvP, quindi da sempre al spec arms. Nonostante il War Tank sia lo stesso bello, ma io non sono fatto per il PvE. Tranne in Cataclysm, dove non so perché farmavo raid come se non ci fosse un domani insieme a un mio amico. In Draenor ci fu la svolta, ossia l'apertura del canale YouTube, che mi spronava a fare cose e a portare contenuti ogni giorno sempre nuovi, con alti e bassi ovviamente. Ma questa espansione fu mosce come a detta di tutti e fece calare le palle a mezzo mondo compreso me. Ma con Legion, fortunatamente, c'è stata una rinascita di World of Warcraft, soprattutto grazie alla nuova classe, il Demon Hunter, che io reputo spaventosamente figa e che dovrò portare per forza di cose al 110 il prima possibile. Di fatto conto di portarci un po' più video perché questa classe mi piace veramente tanto. Ragazzi, io ovviamente non vi sono stato a raccontare tutti i dettagli della mia storia perché sennò sarebbe venuto fuori un video di 10 anni. Però per qualsiasi domanda non esitate a chiedermi. E quindi vi ringrazio a tutti per la visione come sempre. Ciao a tutti ragazzi.